il presidio deve essere aperto alle 8.14 alle 12.20. La notte poi ci sarà la vigilanza e il controllo del territorio, una vigilanza assidua, continua, con frequenti passaggi da parte delle pattuglie e del controllo del territorio. Noi diciamo che i presidi di Polizia di Stato presso gli ospedali sono stati fortemente determinati da decisioni centrali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Quindi in adesione a queste direttive centrali noi abbiamo potenziato già un ufficio esistente presso l'ospedale che però funzionava in maniera alternata con una unità sola di servizio durante la giornata. Sulla base di questi input centrali dipartimentali abbiamo provveduto a rafforzare il servizio con due unità per turno sulla doppia fascia 8.14 e 8.14.20. Sicuramente la questione che lei anticipava rispetto alla questione del personale sanitario è un problema purtroppo vissuto e noto nel nostro ambiente, e la presenza di un presidio di polizia rappresenta certamente una possibilità di tutelare il personale sanitario, ma anche l'utenza, diciamo, nei rapporti di reciprocità, nel senso che molte volte l'utenza avverte disparità di trattamento e quindi ha delle reazioni imprevedibili, o circolano in questi ambienti personali con persone con disturbo che possono rappresentare un pericolo sia per gli utenti che per il personale professionisti sanitari. Quindi la presenza di un presidio di polizia, diciamo così, che dà una garanzia ulteriore per la facilità e la precocità dell'intervento in caso di problemi. Ecco, quanti operatori saranno presenti qua nell'ufficio? Sono due operatori sulla fascia dalle 8 alle 20.